Amiche e amici di Brio Radio, eccoci nuovamente a proporvi una puntata in compagnia di One Weekend, il punto di riferimento social per il lifestyle di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Trovate One Weekend su tutti i social e vi invitiamo a seguire le pagine, in particolar modo Instagram, che in questo periodo è davvero attivissimo. Oggi dedicheremo una puntata interamente al Friuli Venezia Giulia. Non ce ne vogliano gli amici veneti, a loro toccherà una puntata altrettanto interessante la prossima settimana. Prima di continuare e presentarvi il ricco programma, ricordiamo due cose. Questa puntata è realizzata anche con il sostegno libero di Magiche Follie, centro estetico e di cura della persona a Scorzè e Zero Branco. In descrizione tutti i contatti. E poi attenzione alla bomba di giornata. La bomba di giornata è che questa puntata, questo podcast, per la prima volta lo potrete trovare anche in versione video sul nostro canale YouTube. Anche in questo caso tutti i link li trovate in descrizione. Bene, e ora siete pronti a ricevere ben 30 curiosità sul Friuli Venezia Giulia? Sì, lo sappiamo, sarebbero molte di più, però intanto accontentiamoci di queste e se siete pronti partiamo con la raffica. La prima curiosità è una cosa abbastanza risaputa, se volete, però è che il Friuli Venezia Giulia, così come le regioni italiane di Sicilia, Sardegna, Val d'Aosta e Trentino Alto Adige, è una regione autonoma a statuto speciale. Lo status di regione autonoma le è stato conferito nel 1963. Il Friuli Venezia Giulia non ha province, è suddiviso in unità territoriali intercomunali, che si abbrevia in UTI. Ce ne sono 18, istituite nel 2016 a seguito della soppressione delle province datata 2014. Di queste unità territoriali, la più popolosa è quella di Trieste, nonostante sia la terza più piccola per estensione. Conta infatti 210.000 abitanti circa. Il nome Friuli Venezia Giulia ha origini romane. Il nome Friuli deriva dalla città di Forum Iulii, ora Cividale del Friuli, fondata da Giulio Cesare verso la metà del primo secolo a.C. e divenuta, dopo la distruzione di Aquileia ad opera degli Unni, il capoluogo della regione romana Venezia e Istria. Anche il nome Venezia Giulia, proposto solo nel tardo 1800, richiama alla tradizione romana, facendo riferimento alla regione della Venezia e Istria e alle Alpi Giulie, in onore della famiglia di Giulio Cesare. Il friulano è una lingua. Il friulano è considerato una lingua vera e propria. Esso si compone di diversi dialetti, talvolta decisamente diversi gli uni dagli altri. E viene addirittura insegnato in molte scuole, generalmente insomma come materia facoltativa nei doposcuola, però c'è. Pordenone divenne provincia grazie all'immigrazione. Pordenone divenne provincia soltanto nel 1968. Fino a quell'anno tutto il territorio era ricoperto dalla provincia di Udine. Tuttavia, a partire dagli anni 60, l'enorme crescita economica di un'azienda che produceva elettrodomestici, non diciamo quale, attirò decine di migliaia di persone, portando la popolazione dell'area quasi a triplicare. Pordenone è tra le città più sicure d'Italia, secondo un rapporto del Sole 24 Ore. Dopo Oristano, la città più sicura d'Italia è Pordenone. Aquileia fu capitale dell'Impero Romano, o meglio una delle capitali. Durante l'impero di Massimiliano, Aquileia, già importantissima città di frontiera fin dall'epoca repubblicana, fu scelta come sede dell'imperatore. La sua posizione strategica nella bassa pianura friulana portò una grande prosperità alla città che ancora oggi viene visitata per il suo grande valore storico.
Nel paesino di Campo Formido, a ridosso di Udine, venne firmato uno dei trattati più importanti della storia tra la Francia di Napoleone e l'Austria. Una delle sue conseguenze principali fu, purtroppo, la fine della Repubblica di Venezia, narrata anche da Ugo Foscolo nelle ultime lettere di Jacopo Ortis. Il Friuli è la regione più militarizzata d'Italia, in quanto rappresentava la prima linea difensiva per l'Italia, specie durante il periodo della Guerra Fredda. Al giorno d'oggi questa necessità è fortunatamente venuta meno, per cui molte delle caserme, che sono oltre 150, risultano dismesse. Il Friuli Venezia Giulia è stata probabilmente la regione italiana in cui si sono combattute le più grandi e sanguinose battaglie delle due guerre mondiali. Per questo motivo sono moltissimi i siti storici dedicati specialmente alla prima guerra mondiale e moltissimi gli itinerari di visita per gli appassionati. Palmanova è una delle più celebri città del Friuli Venezia Giulia. Il motivo? La curiosa forma a stella della sua cinta muraria. La Grotta Gigante, situata vicino a Trieste, è la grotta turistica contenente la sala naturale più grande del mondo. Il vano è alto quasi 100 metri, lungo 168 metri e largo 76 metri. Insomma, giusto per capirci, potrebbe riuscire a contenere quasi completamente la Basilica di San Pietro. In Friuli ci sono 13 dei borghi più belli d'Italia, uno nella ex provincia di Gorizia, 6 in quella di Pordenone, 5 in quella di Udine. La Bora è forse una delle star più note del Friuli Venezia Giulia, specialmente quando si parla del Golfo di Trieste. Per chi non lo sapesse, la Bora è un vento forte e freddo che spira nella parte settentrionale del mare Adriatico e che quasi annualmente crea forti disagi nel Golfo di Trieste. Tuttavia, sebbene essa sia particolarmente intensa proprio nel capoluogo della Venezia Giulia, non interessa solo il Golfo di Trieste, ma anche diverse parti del Goriziano, dei territori dalmati sloveni e della Bassa Friulana, fino alla riserva naturale della Laguna di Marano. A Mortegliano si trova il campanile più alto d'Italia con i suoi 113 metri. Cividale, Palmanova e Aquileia sono tre dei siti UNESCO presenti in regione. A Cividale del Friuli il premio è stato conferito in quanto testimonianza della presenza longobarda nella regione. A Palmanova in quanto prova delle abilità difensive della Repubblica di Venezia. Ad Aquileia per le rovine romane. Oltre ad essi, gli altri patrimoni della regione sono le Dolomiti friulane, ovviamente condivise anche con le regioni limitrofe, e il sito palafitticolo preistorico Palù di Livenza, vicino a Pordenone. I siti palafittici sono un patrimonio condiviso anche con il Piemonte. Vajont, la città per gli sfollati, vicino a Maniago, città nella ex provincia di Pordenone che è stata costruita nel 71 e essa accolse tutti gli sfollati della strage del Vajont, accaduta 8 anni prima. Nel paese di Venzone è possibile vedere dei corpi mummificati chiamati mummie di Venzone. I corpi appartengono a persone vissute tra il 1348 e il 1881. La loro mummificazione è dovuta a particolari condizioni ambientali che si verificarono in alcune tombe del Duomo, in cui si creò una muffa che disidrata i tessuti inibendone la decomposizione. Il monte Zoncolan, alto 1750 metri, situato nelle Alpi Carniche, è divenuto ormai da diversi anni una delle tappe fisse del Giro d'Italia. Viene soprannominato Kaiser, imperatore, in quanto la sua salita è considerata la più difficile del ciclismo professionistico, la cui pendenza media non scende mai sotto il 14%. Secondo un rapporto Istat, Lignano Sabbiadoro rientra nella top 20 delle città più visitate d'Italia. La piccola cittadina risulta essere più visitata di Napoli, Bologna o Verona. Come mai? L'enorme quantità di turisti tedeschi che in estate sceglie la costiera adriatica per le proprie vacanze. Il Friuli Venezia Giulia è una regione celebre anche per i suoi salumi. San Daniele del Friuli e Sauris sono due tra le più importanti varietà di salumi italiani, entrambe prodotte negli omonimi paesi friulani. Famosi in tutta Italia sono per esempio il prosciutto crudo di San Daniele o lo speck di Sauris.
nota in tutta la regione, specie perché ogni scuola elementare organizza gite in questo paesino, Bordano è chiamata la città delle farfalle perché ospita l'omonima casa delle farfalle. In essa si possono ammirare oltre 400 varietà di farfalle. A Cividale c'è un ponte costruito dal diavolo. Se mai doveste passare per Cividale, non potrete farvi mancare una visita al suo suggestivo ponte, tanto imponente da meritarsi una leggenda. In sostanza, i cividalesi ricorsero all'aiuto del diavolo per costruire questo ponte apparentemente impossibile da erigere. Il diavolo accettò, ma in cambio richiese l'anima del primo passante che l'avrebbe attraversato. Alcune fonti dicono che l'anima del malcapitato fu quella di un povero cane. Forse non saranno tantissimi gli appassionati di cinema muto, ma forse saranno ancora meno quelli che sanno che in Friuli si tiene una delle convention dedicate al cinema muto più note del mondo. Altro Guinness World Record è per Trieste, quello relativo alla sua barcolana, che nel 2018 è diventata la regata più grande al mondo con 2689 partecipanti. Il Tokaj è un celebre vitigno friulano del quale si produce l'omonimo vino, molto celebre in tutta Italia. Da qualche anno a questa parte purtroppo però non lo si sente più nominare, in quanto il suo nome è stato cambiato in friulano, dal momento che il nome era troppo simile al Tokaj ungherese. Trieste non è nota solo per il caffè, ma anche per i caffè. Tra i più celebri vi sono il Tommaseo e il Caffè degli Specchi, nei quali si intrattenevano scrittori di fama assoluta, quali Svevo, Umberto Saba e James Joyce, al quale addirittura è dedicata una statua. Questa è forse una delle più note curiosità sul Friuli Venezia Giulia, cioè il nome che i triestini danno ai diversi tipi di caffè. L'espresso a Trieste si chiama Nero, mentre per esempio il macchiato si chiama Capo. E se sentite ordinare qualcosa in B, vuol dire che è richiesto il bicchierino di vetro e non la classica tazzina. I coriandoli vennero inventati a Trieste. Ebbene sì, un giovane 14enne Ettore Fenderl, da non confondere con Fender, nota marca di chitarre, non avendo a disposizione confetti o petali di rose da lanciare alla parata di carnevale, tagliuzzò dei pezzettini di carta colorata e li lanciò. Così nacquero i coriandoli. E non potevamo finire meglio che con una bella mangiata di coriandoli lanciata in aria. Siamo giunti alla fine anche per questa volta, ma non vediamo l'ora di ritrovarci alla prossima. Un grazie a One Weekend per la collaborazione e il sostegno che fin dall'inizio ha dato a questo canale podcast. Se ci stai conoscendo guardando la puntata su YouTube, ti invitiamo a iscriverti e a cliccare sulla campanella, ma anche a venire a trovarci su Spreaker, dove troverai tantissime altre rubriche interessanti nel palinsesto di Brio Radio. Questa puntata è realizzata anche con il sostegno libero di Magiche Follie, centro estetico e di cura della persona a Scorzè e Zero Branco. Brio Radio è una realtà viva, è nata da un sogno ed è per questo motivo che è libera e totalmente indipendente. Noi proponiamo soltanto intrattenimento e informazione. Vi invitiamo a sostenerci iscrivendovi ai nostri canali, soprattutto Spreaker e Telegram, e condividendo i podcast invitando i vostri amici. Grazie e alla prossima!